tanto, ho sempre letto molto, ma non ho mai letto di Latorre fin quando l'audio mi ha detto lo sai che potremmo fare, quindi poi ho fatto diciamo scorta su eBay, ho comprato l'1% in più e da marzo a 2013 ho letto soltanto di Latorre. E questa ansia da prestazione diciamo ci è venuta successivamente quando avevamo confezionato il quartetto. In realtà nel momento in cui tu approcci un personaggio di questo calibro con l'onestà e la tranquillità nel dire ok questo è un lavoro comunque indipendentemente da cosa vai a interpretare. Ultimo giorno di questo Festival di Roma 2014, sempre qui proprio a ridosso dell'auditorium. Sono di fronte al red carpet, un po' come se lo avessi fatto anch'io, perché poi da qua passeranno i vincitori. Quest'anno i vincitori li sceglie il pubblico, quindi ci aspettiamo molti giudizi ecumenici, però voglio dire, piuttosto che giudizi di una giuria qualificata su film brutti o bruttissimi, meglio film medi premiati dal pubblico, che però ha avuto piacere di vederlo, ha avuto piacere di spenderci i soldi per vederlo. Questa giornata conclusiva tra ieri e oggi è all'insegna per chi è appassionato di fumetti e di cultura pop di Dylan Dog. Ieri è stato presentato al Maxi, alla sezione curata da Wired, Dylan Dog Vittima degli Eventi, che è il film voluto dai fan, partito dal basso e che poi ha preso una serie di ambizioni e di prospettive per ora ancora inattuate ma molto interessanti su Dylan Dog, per l'appunto. Claudio Di Biagio alla regia, Valerio Di Benedetto e Luca Vecchi di The Pills protagonisti come Dylan e Groucho, non avevano i diritti per farlo e quindi hanno dovuto cambiare Londra, hanno dovuto cambiare il nome, non possono pronunciare Dylan Dog, è Dylan. Groucho diventa Grucio, non so se la scelta di Grucio sia per questa questione di diritti, però insomma ci sono vari cambiamenti, qualcuno ha storto il naso per i cambiamenti come sempre, i puristi in questo senso non mancano mai, non sbagliano mai, però secondo me, essendo un gioco, che poi forse diventerà un progetto, ma per ora è un gioco che funziona. Il casting è perfetto, Valerio Di Benedetto è un Dylan ottimo, quantomeno proprio come fisionomia, come impatto visivo, Groucho è ottimo. Alessandro Haber è un block perfetto, Milena Vukotic e una signora Trabelsky splendida, tutti i personaggi sono al posto giusto. La storia è proprio quella di un albo, non tratta da un albo ma sembra quella di un albo e quindi funziona, l'atmosfera c'è, magari ecco c'è solo come dire una sorta di ambizione a voler costruire un prodotto un po' più ambizioso di quello che le possibilità, il film è finanziato dai fan, le possibilità economiche e tecniche potevano, e quindi un pochino di confusione ma soprattutto a metà c'è. Detto questo però è un gioco divertente, un gioco che funziona, è un gioco che prospetta una serie e se queste sono le prospettive li mando qua e là, se ne può fare veramente una bella serie. Il film che chiude il festival sarebbe Ficarra e Picone, ma non fidatevi di chi ve lo dice, perché Ficarra e Picone non possono chiudere un festival internazionale del film, al di là della qualità del film non è, non lo so, cioè come se non mi sembra il festival internazionale possa chiudere con Ficarra e Picone, così come non mi sembrava potesse aprire con Soap Opera. Chiude con, secondo me, con La Spia, Most Wanted Man, l'ultimo film di Philip Seymour Hoffman, diretto da Anton Corbin, che è il regista di Control e del sottovalutatissimo The American, spy story tratto dalle Carré. Film che ha il ritmo proprio di Le Carré, quindi piano, scrittura densa, personaggi densi, questa cadenza riflessiva e che cerca di catturare lo spettatore come appunto un serpente che stringe, però di Le Carré manca il fascino, manca la costruzione del mondo delle spie, del mondo dello spionaggio, dei personaggi, manca anche la fragranza del cinema di Le Carré. Quando tu fai delle storie così dense, il cinema è importante, quando riesci a dare una chiave cinematografica forte senti proprio come un profumo, come un odore, un sapore di cinema. Penso alla Talpa di Alfredson, penso alla Casa Russia di Skepsi, quelli erano film che avevano il ritmo di Le Carré ma anche il gusto, il sapore, l'odore. Qui manca, sembra aver voluto fare un film alla Le Carré in cui però di Le Carré non ci sia lo spirito cinematografico, come dire, fino in fondo. Premiati oggi ce ne interessa fino a un certo punto, vi dico il mio premiato, il mio Marco Aurelio Dolo, As the Gods Will
di Takashi Miike, secondo posto per Phoenix di Petzold, fuori classifica i Guardiani della Galassia. Il festival è finito, oggi c'è l'incontro con voi se vi va la cena, ci vediamo fuori dall'auditorium alle 21 vicino al bar e andiamo dove capita, se siamo pochi andiamo in un posto più tranquillo, se siamo tanti andiamo in un pub, una pizzeria, ma che ne so, andiamo dove cacchio ci pare. Uso qualche comunicazione di servizio, da lunedì ovviamente ritornano i miei video naturali, i miei video normali, il chiedi chi era, il punto di vista mercoledì, il cosa venerdì, farò un Groucho paga il biglietto insieme a Riccardo su Boyhood di Linklater e poi inizierò, il 31 comincia The Crazies, quindi con la mia rubrica Best Eva, e invece poi credo da domenica prossima inizierò una collaborazione con il Sussidiario, tornerò a collaborare con il Sussidiario dopo i video sui mondiali in media res, ossia tutto quello che gravita intorno alla TV e ai media. Pillole di 3 minuti, una a settimana. Ci vediamo stasera? Sì, ci vediamo stasera.